Ciao a tutti! Oggi, viste le numerose richieste, e veramente non me lo aspettavo, relative al lavoro a forcella, voglio farvi vedere alcune varianti del lavoro. Le varianti, intese come punto interno. Poi vi farò vedere come unire le strisce e come realizzare un capo completo con la nostra forcella. Innanzitutto per lavorare la forcella, lo sapete, abbiamo bisogno di un uncinetto e della nostra forcella. Vi ho fatto vedere nel precedente tutorial relativo a questo attrezzino, che la mia forcella è una forcella artigianale, nel senso che è stata studiata personalmente da me per essere più rigida, in modo che non si stacchino molto facilmente i punti, perché una volta che voi avete poi preso la mano nel lavorare la forcella, voltando velocemente la vostra forcella, a me mi si apriva e quella comprata, e quindi me la sono fatta artigianale. Bene, iniziamo con il montare i punti. Sapete come si montano i punti nella forcella? Si stacca una delle due parti, lascia libera, si volta la forcella dalla parte libera, si inserisce il filo, si fa un cappiettino, si inserisce il filo, dopodiché si fa passare il filo, si chiude la forcella stessa, così, e poi si fa passare il filo dietro in questo modo, così. Portiamo il filo nel centro, il nodo, scusate, nel centro della nostra forcella. Tiriamo in modo che si fissi. Ovviamente cerchiamo di essere più precise possibile per avere un lavoro più perfetto nel centro, però poi vedremo anche che si può lavorare tenendo il filo tutto da una parte o tutto dall'altra. Non è detto che il lavoro a forcella debba essere necessariamente con il nodo al centro. Il punto base che vi avevo fatto vedere nel primo video è quello a diritto, scusate, a punto basso. Quindi nel primo giro noi inseriamo il nostro uncinetto all'interno dell'asolina, prendiamo la parte di asola che sta davanti a noi e, inserendo l'uncinetto all'interno dell'asola, agganciamo il filo e realizziamo il primo punto, che è un mezzo punto, un punto bassissimo praticamente. Ora portiamo il nostro uncinetto dietro la forcella, giriamo la forcella e ripetiamo il nostro passaggio. Quindi inseriamo l'uncinetto al di sotto all'interno dell'asola, catturiamo, quindi prendiamo il filo che abbiamo dietro e lo lavoriamo a maglia bassa in questo modo e spingiamo sempre verso il centro. Quindi giriamo, prendiamo l'asolina, entriamo davanti e raccogliamo il filo con l'uncinetto, lo agganciamo e lavoriamo il nostro punto basso. E questa qui è la tecnica base. Vediamo adesso invece come realizzare degli altri tipi di punti fatti con la nostra forcella. Passiamo dal punto basso semplice, quindi dal punto basso singolo, al punto basso doppio. Quindi noi giriamo la nostra forcella. A questo punto entriamo sempre nell'asolina di sinistra con l'uncinetto, dal basso verso l'alto. Agganciamo il filo con l'uncinetto e facciamo un punto basso. Rientriamo nella stessa asola, riagganciamo il filo e facciamo un altro punto basso. In questo modo. Voltiamo la forcella, quindi passiamo all'esterno della barrettina di destra l'uncinetto, voltiamo la forcella, entriamo nell'asola di sinistra, agganciamo una e facciamo un punto basso, due e facciamo un altro punto basso, voltiamo e ripetiamo il punto, quindi due punti bassi invece di uno.
in questo modo. Voltiamo. Adesso voglio fare un po' di giri per farvi vedere il risultato. 1, 2, voltiamo. 1, 2, voltiamo. 1, 2. Ecco qui. Questo qui è il risultato della lavorazione con due punti bassi invece che con uno solo. Vediamo adesso la lavorazione con due punti bassi prendendo tutta l'asola, abbracciando tutta l'asola. Facciamo il nostro nodino centrale, avvolgiamo il filo e fermiamo il primo punto con una maglia bassissima, con una catenella, quindi così. Voltiamo l'uncinetto e voltiamo la nostra forcella. Inseriamo nel primo punto, inseriamo l'uncinetto nell'asola come abbiamo fatto prima e facciamo un punto basso. Voltiamo. A questo punto, invece di fare il punto basso prendendo l'asolina, prendendo questa parte dell'asolina, lo faremo prendendo tutta l'asola da sotto. Vedete, questa è l'asola. Noi inseriamo l'uncinetto tra un'asola e l'altra, agganciamo e facciamo il punto basso, giriamo, agganciamo tutto il punto, cioè tutta l'asola che abbiamo sotto, tutta, e facciamo il punto. Voltiamo, agganciamo tutta l'asola e facciamo il punto. Voltiamo, agganciamo tutta l'asola, cioè la copriamo tutta l'asola con il punto. Quindi entriamo fra un'asola e l'altra, invece che all'interno dell'asola stessa, entriamo tra un'asola e l'altra e facciamo il punto così. Ecco qui. E questo è il risultato che viene agganciando tutta l'asola. Vedete, più largo e più lavorato, si allunga la maglia ed è molto molto bello come effetto. Vediamo adesso invece come farlo con la maglia alta. Quindi entriamo nell'asolina con l'uncinetto, raccogliamo il filo e facciamo una catenella. Allora, io sto usando un uncinetto molto grosso e un filato grande per farvi vedere meglio, ma voi con la forcella potete usare qualsiasi tipo di filato, potete lavorare con qualsiasi numero di uncinetto e qualsiasi tipo di filato. Passiamo alla maglia alta. Per la maglia alta procederemo come normalmente con l'uncinetto, quindi getteremo il filo sull'uncinetto, entreremo all'interno dell'asola, nella parte dal basso verso l'alto, nella parte dell'asola che abbiamo di fronte a noi, tiriamo dentro il filo e lavoriamo il punto alto in due tempi, in questo modo, come lavoriamo sempre il punto alto. Giriamo, quindi gettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, lavoriamo prima il gettato, vedete dove ce l'avete qui il gettato, quindi lavoriamo prima il gettato così e poi le due maglie successive. Voltiamo uncinetto e forcella, gettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'asola e lavoriamo in due tempi, quindi chiudiamo prima asola e primo punto e successivamente i due punti. Voltiamo, ve lo faccio rivedere, getto il filo, lo reggo con il medio, entro dentro l'asola, raccolgo il filo e a questo punto lavoro prima il primo punto e il gettato,
così, e poi i due punti seguenti, giro, getto il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nell'asola, raccolgo il filo, lavoro gettato e primo punto, a questo punto lavoro gli ultimi due punti e il risultato della maglia alta è questo, ancora diverso, nello stesso modo che avete fatto con la maglia bassa, fate con la maglia alta, ne potete lavorare due insieme, vediamo come viene con due insieme, quindi inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro sul punto e faccio la mia catenella, ora mi si è spostato un po' il centro, ecco qua, entro e faccio la mia catenella iniziale, così. Adesso procediamo con il doppio punto alto, quindi giro uncinetto e forcella, inserisco, getto il filo sull'uncinetto, entro dal basso verso l'alto nella mia asola e lavoro il primo punto alto 1 e 2, dopodiché rigetto il filo e rientro facendo la lavorazione del secondo punto alto, volto il lavoro, getto una volta il filo sull'uncinetto, entro nell'asola dal basso verso l'alto, raccolgo il filo e lavoro il mio primo punto alto del secondo giro, rigetto il filo sull'uncinetto, rientro nell'asola e lavoro il secondo in questo modo, così, giro, getto il filo, entro nell'asola e lavoro il primo punto alto, rigetto il filo nell'asola e lavoro il secondo, ecco qui, e il lavoro viene molto a zigzag, vedete, perché ovviamente è più lungo, no? I punti alti sono più lunghi, più spessi come punti, e viene questo lavoro. Vediamo, facciamo ancora un po' di giri così vediamo meglio il risultato. Quindi entro nell'asola, raccolgo, scusate, getto il filo, entro nell'asola, raccolgo il filo e faccio il primo punto alto, rigetto il filo, rientro e faccio il secondo. Il galletto anche oggi è allegro, vi saluta. Getto, entro nell'asola e realizzo il primo punto alto, rigetto, rientro e realizzo il secondo, ecco qui, vedete? La lavorazione viene in questo modo, molto molto carina. Facciamo il nostro punto asola iniziale, la nostra, scusate, catenella iniziale. Così. A questo punto facciamo il punto alto normale, quindi voltiamo e nella prima faremo un punto alto normale. Quindi entriamo nella nostra asolina e facciamo un punto alto normale, così, la prima solo, eh? In questo modo. Dopodiché voltiamo, uncinetto e forcella e il punto alto lo facciamo abbracciando, come abbiamo fatto prima con il punto basso, tutta l'asola. Quindi entriamo fra le due asole che abbiamo sulla sinistra, entriamo all'interno con l'uncinetto e abbracciamo col filo tutta l'asola e lavoriamo la nostra maglia alta. Voltiamo e ripetiamo il passaggio. Quindi entriamo, gettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo dentro tutta l'asola, dopodiché procediamo con il lavorare la nostra maglia alta. Voltiamo, la gettiamo, entriamo tra le due asole e facciamo la maglia alta. Giriamo, voltiamo, gettiamo il filo e facciamo la nostra maglia alta. E in questo caso viene diverso ancora, vedete?
Ogni volta che voi cambiate il punto, il lavoro centrale della vostra asola viene differente. Procediamo adesso con il punto bolle, che è uno dei punti che mi piacciono di più in assoluto. Ripartiamo dall'inizio, ovviamente, e facciamo la nostra prima. Il nostro primo punto, la nostra prima maglia bassissima. Dopodiché voltiamo uncinetto e forcella e procediamo con lavorare il punto bolle. Il punto bolle è fatto in questo modo: entriamo ovviamente con l'uncinetto nell'asola, dal basso verso l'alto all'interno dell'asola, raccogliamo il filo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché facciamo 3 catenelle, una, due, 3 catenelle e andiamo a chiudere le 3 catenelle all'interno del punto basso che abbiamo fatto in questo modo. Così. Scusate, lo chiudiamo con un punto bassissimo. Così. Voltiamo, giriamo e facciamo la stessa cosa. Entriamo nell'asolina, agganciamo il filo, facciamo un punto basso. Facciamo 3 catenelle, una, due, 3 catenelle. E le chiudiamo alla base con un punto bassissimo. Quindi nella maglia bassa che abbiamo fatto qui, vedete, entriamo e chiudiamo le 3 catenelle praticamente con un punto bassissimo. Voltiamo e procediamo. Procediamo quindi, inseriamo l'uncinetto nell'asolina, nell'ultima asolina che abbiamo lavorato dal basso verso l'alto, inseriamo l'uncinetto, facciamo una maglia bassa, dopodiché facciamo una, due, 3 catenelle che andremo a chiudere nel punto basso in questo modo, così, con una maglia bassissima. Giriamo, entriamo nell'asola, facciamo la maglia bassa. Dopodiché facciamo una, due, 3 catenelle che andremo a chiudere all'interno del punto basso che abbiamo appena fatto, così, con una maglia bassissima. Voltiamo, inseriamo l'uncinetto, facciamo la maglia bassa, 3 catenelle. Più volete spessi i nodini centrali, più catenelle fate. Io ora ne faccio 3, ma ne potete fare anche 4, 5. Più catenelle fate, più viene grosso il pallino, diciamo. E chiudiamo con una maglia bassissima. Vedete come viene? Viene ovviamente una pallettina da una parte e una pallettina dall'altra. E questo è un punto molto molto carino per fare le sciarpe. Viene veramente molto molto carina una sciarpa fatta con questo punto. Vediamo adesso un altro punto molto molto particolare. Iniziamo questo punto pigna. L'ho visto come punto pigna, però francamente il nome no, no, non lo so perfettamente. Comunque è bello, quindi come si chiama, è un bel punto. Porto di nuovo un po' al centro il mio nodino perché l'avevo un po' sballottato e faccio la mia catenella iniziale, quindi il mio punto bassissimo iniziale. Dopodiché volto forcella e uncinetto e procedo con lavorare 3 punti bassi senza chiuderli. In questo modo entro all'interno della mia asola, raccolgo il filo e ho due asoline sull'uncinetto. Getto il filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'asola e prendo il secondo. Non lo lavoro, getto nuovamente il filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'asola. Dopodiché ho i miei 3 punti senza che non ho chiuso e li chiudo tutti e 3 insieme. Quindi
raccolgo, getto il filo sull'uncinetto e chiudo i punti tutti insieme in questo modo. Ecco qua. Quindi volto uncinetto e forcella e rifaccio la stessa cosa, quindi entro nell'asola di sopra, dal basso verso l'alto, come sempre, entro e faccio il primo, tiro sul primo punto e non lo lavoro, getto il filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'asola, tiro sul secondo punto e non lo lavoro e faccio così per la terza volta. Quindi getto il filo, rientro, riprendo il filo e a questo punto che ho tutti e tre i miei punti sull'uncinetto, li lavoro tutti insieme. Così. Però questo è un filo anche bello grosso. Ecco qua. Ora volto di nuovo uncinetto e forcella e rifaccio la stessa cosa. Entro, raccolgo il filo. Getto, rientro, raccolgo il filo, getto, rientro, raccolgo il filo. A questo punto li chiudo tutti e tre insieme. Così. Questo è leggermente più complicato perché abbiamo da chiudere tanti punti tutti insieme, però poi il risultato è veramente bellissimo. Vedete? Adesso, ne lavoro un po' così vi faccio vedere il risultato. Ecco qui, il risultato è questo. Ed è molto particolare anche questo qui per una sciarpa, è molto molto bello. Per un collo, per una sciarpa molto molto originale, molto particolare. Quello che voglio farvi vedere adesso è un bordo realizzato con con l'ausilio della nostra forcella. Vediamo subito come si realizza questo bordo. Ed è molto molto bello per fare rifiniture di scialli di molte cose, anche di maglie. Facciamo il nostro cappietto con l'uncinetto normale. Non andiamo ad avvolgere come facciamo solitamente, perché in questo bordo la nostra forcella ci serve solo come ausilio, perché noi non lavoreremo all'interno della forcella. Infatti non la gireremo, gireremo il filo intorno alla forcella stessa. Come facciamo? Lo avvolgiamo in questo modo, cioè abbracciamo la forcella col filo, così. A questo punto, io mi auguro di farvi vedere bene i passaggi, faccio passare l'uncinetto sotto il filo che sto lavorando, questo agganciato praticamente al mio cappietto iniziale. Lo faccio passare sotto. Così. A questo punto aggancio il filo che ho fatto passare intorno alla forcella. Questo lo aggancio con l'uncinetto e lo faccio passare sotto. Così. Adesso ho due punti sull'uncinetto e faccio un punto basso, quindi chiudo in questo modo. Ripetiamo, avvolgiamo la nostra forcella con il filo, non è la forcella che si muove, ma siamo noi. Quindi agganciamo la forcella col filo, cioè avvolgiamo la forcella con il filo, così, e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Quindi entriamo nel filo sottostante con l'uncinetto, agganciamo il filo, io spero di riuscire a farvelo vedere bene. Agganciamo il filo che abbiamo fatto passare, e lo portiamo sotto in questo modo. Ora abbiamo due punti sull'uncinetto e li chiudiamo entrambi a maglia bassa, quindi li chiudiamo tutti e due insieme. Così. Ripetiamo. Facciamo voltare il filo intorno alla forcella, così prendiamo il filo all'esterno del bastoncino, non dentro, all'esterno del bastoncino sotto, agganciamo il filo che abbiamo fatto girare e lo facciamo uscire dal filo stesso. Così, a questo punto lavoriamo una maglia bassa. Ripetiamo ancora. Ripetiamo
avvolgo il filo intorno alla forcella, io non so se riesco a farvelo vedere, così lo avvolgo in questo modo. Una volta che ho avvolto il filo, entro nell'ultimo filo che ho in cima, proprio attaccato all'uncinetto, all'interno, così, e aggancio il filo, questo, lo aggancio, lo porto dentro e lavoro la maglia bassa. Ora, farvi vedere questo punto così non è che sia proprio semplicissimo. Rifacciamo. Avvolgo la forcella col filo con la mano, entro dentro il filo che ho accanto all'uncinetto, sotto, così, aggancio il filo, che ho appena preso, che ho appena girato. Lo faccio fuori uscire, quindi lo metto accanto all'altro e a questo punto chiudo una maglia bassa. Proseguo così fino per la lunghezza che mi occorre. Una volta che noi abbiamo terminato, che abbiamo raggiunto la lunghezza che ci serve, non facciamo altro che sganciare la parte di sopra, tiriamo e viene questo bordino. Vedete? È un bordino molto molto bello poi ovviamente se voi lo volete più lungo utilizzate la forcella nella posizione di apertura massima, se lo volete più fine stringete le due barrette della forcella per farlo più basso ed è un punto molto 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 carino. Bene, adesso non me ne vengono in mente altri, francamente, di punti, però ce n'è, volendo anche la vostra fantasia, potete fare un punto basso e un punto alto, tre punti alti, insomma potete sbizzarrire la vostra fantasia. Una volta che avrete preso dimestichezza con l'attrezzo, poi sicuramente la vostra fantasia farà in modo di aiutarvi a creare dei punti nuovi. Io quelli che mi ricordo, francamente, ora sono questi. Poi gli altri punti tante volte me li invento anch'io, ma lì per lì. Poi voi fate delle prove e vedete come vi vengono. Insomma, bene, questo tutorial è terminato. Ci vediamo al prossimo, nel quale vi farò vedere come unire le strisce lavorate a forcella. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi mando un grande bacio. Ciao ciao!